questo punto metteremo il nostro composto in planetario e aggiungeremo un uovo per volta finché l'uovo precedente non sia stato assorbito dalla pasta. Metteremo tante uova necessarie finché otterremo un impasto liscio ed omogeneo. Ora vi svelo un segreto. L'impasto sarà pronto quando pizzicheremo la pasta verso l'alto e l'impasto si ripiegherà su se stesso. A questo punto mettiamo l'impasto in sac à poche e inizieremo a formare le nostre zeppole. Con l'aiuto di un pennellino spennelleremo della carta da forno con l'olio di cottura. Sui pezzi di carta ricavati andremo ad adagiare le zeppole formate e con la carta stessa andremo all'interno dell'olio bollente a 180 gradi circa. Eccole qui, vedete che belle? Si iniziano anche a spaccare. Questo vuol dire che l'impasto è perfetto. Lo stesso impasto lo potremo utilizzare anche per la cottura al forno. Una volta formata la teglia, la inforneremo a 200 gradi per 10 minuti circa. Ed eccole qui, al forno, asciutte, poco grasse, perfette. Pronte per essere farcite. Mentre si raffreddano le zeppole, prepariamo la crema pasticcera. Thank you.
Per mancanza di tempo abbiamo utilizzato la crema che era ancora un po' tiepida, quindi un po' liquida. Voi fatela rapprendere e poi guarnite le zeppole. Un abbraccio.